un riconoscimento il più importante del Consiglio regionale alla Compagnia Teatrale della Fortezza nel carcere di Volterra lo riceve il regista e fondatore della compagnia, Armando Punzo. La Toscana guarda avanti e si immagina già nel 2050. L'evento c'è stato in queste ultime ore. Il presidente Antonio Mazzeo comunque ne aveva parlato ampiamente nella nostra trasmissione Il mio consiglio. Ascolteremo le sue valutazioni e quelle che erano anticipazioni. Torneremo su alcuni argomenti trattati nell'ultima seduta del Consiglio regionale con le interviste ai consiglieri. Parleremo dunque di difesa del suolo, IRPET e sanità. C'è anche una notizia nuova su questo perché in commissione è stato dato il via libera alla variazione di bilancio che consentirà di destinare circa 47 milioni al nostro sistema sanitario. Vedremo da vicino poi il lavoro delle altre commissioni in vista della prossima seduta che si svolgerà 2 anni e mezzo esatti dall'avvio della legislatura. Queste sono le immagini della prima seduta di questo Consiglio regionale. Era il 19 ottobre 2020 ed era trascorso un mese dalle elezioni. Rivediamo il nostro primissimo servizio da Palazzo del Pegaso la sera stessa di quel 19 ottobre. La prima interminabile seduta del nuovo Consiglio regionale si è conclusa solo a tarda sera, prima con l'elezione di tutto l'ufficio di presidenza, poi con l'indicazione da parte del presidente della Giunta, Eugenio Giani, della lista dei nomi degli assessori, dei nomi, non ancora delle deleghe, e sono 7 questi nomi, quindi manca l'ottavo assessore, ci vorranno per questo altre 48 ore, ascoltiamolo. Gli assessori che faranno parte della mia squadra e i consiglieri che coadiuveranno questo lavoro di squadra di governo sono Alessandra Nardini, Simone Bezzini, Serena Spinelli, Leonardo Marras, Stefano Scioffo, Monia Monni, Stefano Baccelli. Il presidente del Consiglio regionale, dopo un tira e molla durato diverse ore, è Antonio Mazzeo, del Partito Democratico, eletto a Pisa. La terza votazione ottiene un'ampia maggioranza, 36 voti, ricordiamo che i consiglieri sono 40. Lo affiancheranno Stefano Scaramelli, di Italia Viva, come vicepresidente, l'altro vicepresidente è Marco Casucci, della Lega. Nell'ufficio di presidenza ci sono anche Federica Fratoni, PD, e Diego Petrucci, di Fratelli d'Italia. Proprio Fratelli d'Italia acquista un peso maggiore perché Susanna Ceccardi formalizza le sue dimissioni da consigliera regionale, quindi entra il quinto consigliere, Alessandro Capecchi, di Fratelli d'Italia. Sull'ingresso di Scaramelli all'interno dell'ufficio di presidenza si consuma un piccolo giallo, sembrava impossibile fino a pochi minuti prima dell'elezione, poi avviene, e questo è un segno di disgelo, probabilmente l'ottavo nome di assessore sarà quello di un esponente di Italia Viva, lo sapremo però soltanto mercoledì. Ma ascoltiamo Antonio Mazzeo sull'eredità che li lascia adesso Eugenio Giani. Sicuramente sarà impegnativa per il numero di chilometri che il presidente Giani ha percorso. Io non so se riuscirò ad essere all'altezza, diciamo, delle presenze di Eugenio Giani. So però che ci metterò impegno, ci metterò ascolto, perché questo deve essere prima di tutto il luogo dell'ascolto. Farò in modo che qualunque cittadino della Toscana sappia che qui c'è una porta aperta che può ascoltare i suoi problemi e può provare a dare delle risposte. Quindi da questo punto di vista metterò in campo anche un po' di innovazione, perché è vero che, come dire, c'è una storia importante, ma allo stesso tempo una storia che nella continuità può traguardare al futuro. Altro anniversario, era l'11 aprile 2002, 21 anni fa, e Telegranducato realizzava la prima trasmissione di Regionando, un progetto pilota che all'inizio coinvolgeva, oltre a noi, 3 altre emittenti regionali. Ecco il trailer della prima puntata, può essere anche una curiosità. Regionando apre una nuova finestra televisiva sul Consiglio regionale. Andrà in onda da oggi ogni 2 settimane. È pensato e realizzato dalla nostra redazione per i telespettatori della costa toscana. Ha avuto la spinta di tutto il Consiglio e del suo presidente. Per la massima trasparenza è un'attività sempre più importante, perché con la riforma del nuovo titolo quinto della Costituzione le regioni diventeranno i veri istituti legislativi prima e più dello Stato, e quindi la loro attività tendenzialmente crescerà, va fatta conoscere meglio e resa più partecipe da parte dei tanti cittadini della Toscana. In questa puntata, approvato il piano sanitario regionale, cosa cambia per il cittadino? I giudizi dei consiglieri. La commissione statuto continuerà il suo lavoro, obiettivo finire entro l'anno. Le integrazioni agli affitti, le richieste e i finanziamenti per le nostre città. Nuove piste ciclabili, in arrivo altri soldi.
ci siamo riservati di approfondire oggi alcuni temi che avevamo solo accennato 7 giorni fa, quando avevamo visto da vicino, per esempio, il provvedimento che adegua il prezzario delle ristrutturazioni delle case popolari, la proposta di legge al Parlamento per la lettura libera a scuola, i bilanci dei parchi toscani. È ancora tutto su internet, sul nostro sito e sul sito del Consiglio regionale. Adesso, a proposito di ambiente, si è parlato anche di difesa del suolo, con un'interrogazione delle opposizioni, a cui in aula poi ha risposto l'assessora Monni. Allora, la risposta dell'assessore Moni è stata parziale, ma ci ha dato molti numeri che hanno certificato due cose. Il primo è che la Regione Toscana nel 2023 non è riuscita a fare il DOTS, cioè il documento operativo di difesa del suolo, quello cioè all'interno del quale vanno tutte le opere di mitigazione idraulica e di lotta al dissesto idrogeologico, ma la Giunta sta procedendo per stralci via via che riesce a trovare un po' di risorse, come l'ultimo stralcio del febbraio 2023 in relazione ai fondi del PNRR. L'altra cosa, e cioè la Giunta non ha mandato come tutti gli anni alla fine del 2022 la lettera agli enti locali, proprio perché le risorse non sono troppo sufficienti, per raccogliere le indicazioni da parte del territorio sui provvedimenti e sugli interventi, sui progetti che reputano assolutamente necessari per mettere in sicurezza il territorio. Ecco il commento di uno dei consiglieri di maggioranza che fa parte della Commissione Ambiente, quella che da vicino ogni volta segue queste questioni. Su questo ambito non dobbiamo abbassare la guardia, noi abbiamo uno strumento prezioso che è il cosiddetto DOTS, il documento operativo per la difesa del suolo, che ogni anno raccoglie i progetti che provengano, non solo i progetti della regione stessa, non solo i progetti dei consorzi di bonifica, ma anche i progetti delle province, dei comuni e soprattutto dei comuni più piccoli, che spesso hanno territori grandi, talvolta molto grandi, dove si verificano situazioni di degrado, di frane, di cedimenti del territorio. Questi comuni hanno l'unica opportunità di veder finanziato i propri progetti attraverso questo strumento, che deve essere annualmente sostenuto e alimentato. Quindi noi chiediamo che anche per il 2023 e per gli anni prossimi la Regione mantenga quel livello di investimenti sul versante della difesa del suolo che hanno consentito fino ad oggi appunto di finanziare e sostenere progetti ed interventi soprattutto dei comuni più piccoli. La Commissione nei giorni successivi ha poi approvato il bilancio preventivo dell'AMMA per il 2023. Qualche giorno fa invece la maggioranza del Consiglio aveva dato l'ok anche al nuovo bilancio di previsione di IRPET per l'anno corrente. Il valore complessivo della produzione è di 3.189.000 euro, in leggero calo rispetto all'anno prima, invariato il contributo della Regione, 2.750.000 euro. Diminuiscono i contributi di altri soggetti pubblici e quelli per le prestazioni delle attività commerciali. In calo pure i costi per l'acquisto di beni e servizi, si abbassa anche il costo del personale, ma l'Istituto con il suo lavoro è davvero utile per impostare e indirizzare le politiche regionali? Dimostra di saper ben gestire le risorse che ha a disposizione e lo fa con un programma di attività che si consolida nei suoi aspetti fondamentali sia con riferimento alle attività di ricerca istituzionali sia alle attività di ricerca comuni. Con un particolare riguardo alle esigenze anche del Consiglio regionale, mi piace infatti sottolineare come nel corso del 2023 verranno svolti da IRPET 2 studi importanti, di cui uno sarà proprio quello puntualmente richiesto dal Consiglio regionale con una risoluzione votata alla fine del 2022, che è quello inerente al digital divide, al tema delle comunicazioni e delle telecomunicazioni e alla loro diffusione sul territorio regionale, nonché alle scelte di allocazione delle imprese e della residenzialità da parte dei cittadini toscani. Dopo il Presidente della Commissione sono intervenuti altri consiglieri a con giudizio diverso delle opposizioni. La qualità del lavoro di IRPET è indiscussa e indiscutibile proprio perché mette molti sapieri ed esperienze a disposizione della Giunta e del Consiglio regionale per cercare di addivenire a delle proposte di legge, quindi a una qualità normativa e decisionale superiore. Ma il punto qual è? È che se andiamo a vedere quello che IRPET suggerisce attraverso i suoi documenti e le sue ricerche e quello che fa la Giunta regionale, spesso anche i consiglieri della maggioranza soprattutto, le cose non collimano. Quindi cosa succede? Che abbiamo un grande pozzo di conoscenza e delle risorse immense dal punto di vista delle indicazioni che ci possono essere date per riuscire a fare delle norme che davvero rispondono alle esigenze economiche e sociali del nostro territorio, le finanziamo abbondantemente, ma
poi non le utilizziamo, quindi il problema non è di bilancio, il problema è politico. Un altro bilancio che approfondiamo oggi è quello dell'Agenzia Regionale di Sanità, l'ARS, in linea con gli anni passati, dice il presidente della commissione, che poi illustra le cifre: ricavi di 4,7 milioni, costi di poco inferiori, il contributo regionale scende di 150 mila euro, adesso è di 3,4 milioni. Anche in questo caso la domanda è d'obbligo: funziona davvero l'agenzia? È utile per le politiche sanitarie della regione? Sì, assolutamente. L'Agenzia Regionale di Sanità è un punto di riferimento per tutti gli operatori, per la politica, direi anche per i cittadini. Basta andare sul sito e vedere gli innumerevoli lavori che hanno e che producono continuamente i ricercatori che fanno capo all'ARS. Un punto di riferimento, perché quando si parla di sanità è necessario partire dai dati, è necessario partire dalle analisi, e quelli che l'ARS fa sono un punto fondamentale che noi abbiamo usato anche quando abbiamo fatto il percorso degli Stati Generali della Salute. Se no si rimane alle opinioni e invece le discussioni politiche vanno fondate sui dati. È un ente tecnico che dovrebbe risolvere dei problemi che la politica pone. Evidentemente però non vengono posti in maniera adeguata, se il risultato è una sanità di questo genere, dove si dice tutto il contrario di tutto. Naturalmente, essendo il bilancio di ARS un'emanazione diretta della Giunta, è ovvio che noi, non partecipando quindi alla stesura e comunque alle scelte programmatiche, non potevamo che votare contro. La Commissione Sanità nei giorni successivi ha dato anche l'ok alla nomina di Daniela Matarrese a direttore dell'azienda ospedaliera universitaria di Careggi. Ecco la firma del 12 aprile che ha segnato il suo insediamento ufficiale. Non solo, per quanto di sua competenza, ha dato il via libera alla variazione del bilancio di previsione, che destina circa 47 milioni di euro al nostro servizio sanitario per garantire l'equilibrio del bilancio consolidato del 2022. Derivano queste risorse dagli accantonamenti di bilancio. Nell'ultima seduta c'era stata anche un'ampia discussione che ha riguardato il pronto soccorso. L'iniziativa in quel caso era partita da un consigliere, membro della Commissione Sanità. Noi riteniamo che alcune cose possano essere migliorate immediatamente. Pensiamo, per esempio, che si debba aumentare i posti letto nei pronto soccorsi, perché un conto è se una persona una volta ogni tanto sta uno, due, tre giorni e mezzo in una barella, in un corridoio, e già non andrebbe bene. Ma se tutti i giorni ci sono persone che stanno 24, 36, 48 ore barellate nei corridoi dei pronto soccorsi, senza acqua, senza cibo, perché non è previsto quel tipo di somministrazione per chi sta lì nel pronto soccorso, evidentemente bisogna cambiare la struttura, bisogna aumentare i posti letto nei pronto soccorsi. Noi pensiamo che si debbano aumentare gli ambulatori per codici bianchi nei pronto soccorsi. Una percentuale importante di accessi ai pronto soccorso è per codici bianchi, comunque per situazioni di livello molto basso, di intensità bassa. Dobbiamo quindi differenziare la prestazione sanitaria per chi arriva in fin di vita e per chi arriva con un dito da steccare, che comunque ha bisogno di avere una prestazione sanitaria. Dalla maggioranza era arrivata la richiesta di ritirare questa mozione e ripresentarla poi in commissione per poterla discutere. Petrucci ha declinato l'invito, chiedendo il voto subito, anche perché dice: ho aspettato molte settimane, ma alla fine il voto è stato sfavorevole. Ecco le ragioni della maggioranza spiegate da una consigliera. Alcune cose erano sicuramente accettabili, altre meno, altre erano magari da rivedere o da... E quindi niente, la proposta non è stata accettata, ma non perché non apprezziamo il lavoro che è stato fatto, ma perché all'interno ci sono cose, per esempio parlavano dei letti di osservazione breve nei pronto soccorsi toscani, esistono da tanto tempo in tutti i pronto soccorsi, sicuramente sgravano un attimo il paziente di stare sulla barella, però purtroppo non sono sufficienti. Poi ovviamente a questo dobbiamo sempre aggiungerci la sostenibilità e il costo, perché comunque il nostro finanziamento sulla sanità non è sufficiente e andrebbe alzato, ma questo a livello nazionale.
All'interno del carcere di Volterra da tanti anni c'è un progetto teatrale che coinvolge i detenuti. Nacque nel 1988, 35 anni fa, come progetto di laboratorio teatrale nella casa di reclusione a cura di Carte Bianche con la direzione di Armando Punzo. All'inizio per i detenuti c'erano poche ore di laboratorio, poi spazi e opportunità sono cresciuti notevolmente, rendendo di fatto questa esperienza un teatro stabile in carcere, il primo al mondo, con una grande vocazione sociale e una dimensione artistica di alto livello. Adesso a questa esperienza viene dato il gonfalone d'argento. Sono davvero orgoglioso di poter conferire il gonfalone d'argento alla Compagnia della Fortezza. Perché? Perché il grado di civiltà di un paese si misura dalle condizioni delle sue carceri. Il carcere deve essere sempre più un luogo di rieducazione, di reinserimento nella vita sociale e lavorativa. E quello che fa la Compagnia della Fortezza è qualcosa di importante. L'arte, la cultura rendono le persone più libere, rendono le persone migliori. E sono orgoglioso perché la Toscana, che è stata la prima terra al mondo ad abolire la pena di morte, oggi è anche la prima realtà a consentire che ci sia un teatro all'interno delle carceri. Qualcosa di grande, di stupendo, che noi continueremo a sostenere. C'è molta soddisfazione nella Compagnia per questo premio, c'è orgoglio che viene condiviso con le istituzioni locali. 35 anni di lavoro dove abbiamo in qualche modo trasformato l'istituto di pena di Volterra, la casa di reclusione di Volterra, in una sorta di istituto di cultura. Sembra una cosa impossibile, sembra quasi un'esagerazione a sentirmelo dire anche a me stesso, però sta di fatto che da allora, 35 anni fa, ad oggi, il carcere Volterra è diventato un carcere all'avanguardia per quanto riguarda il teatro e le attività trattamentali, quindi è un risultato credo straordinario che anzi penso che debba essere, questo premio forse lo farà, ancora di più riconosciuto e conosciuto non solo nella Toscana ma ancora di più in Italia e anche nel mondo. Sul palco si porta uno straordinario lavoro quotidiano che svolge Armando Punzo, ma che svolge anche tutta la sua struttura per sostenere il suo lavoro e la sua visione artistica. E poi tanta progettazione, tanta formazione e tanto lavoro anche sul territorio per cercare di fare in modo che il carcere sia sempre più aperto alla comunità esterna. La soddisfazione viene espressa anche da alcuni degli attori detenuti della Compagnia. Il teatro è qualcosa che va oltre la pena detentiva, cioè il teatro in sé aiuta sicuramente la riabilitazione dell'essere umano, ma il teatro in sé è qualcosa che esula addirittura la pena detentiva, cioè il teatro in sé fa bene all'essere umano in sé a priori, non solo nella nostra condizione che ci siamo trovati, ma in sé a priori, cioè il teatro è cultura. È arte. L'arte è qualcosa che porta l'uomo a un io superiore, non a un io ordinario, quotidiano. Il teatro è tanta roba, è stata e spero che continui a essere un'esperienza eccitantissima, formidabile. Questo è il teatro stare in scena. In fondo questa è una forma di riscatto, anche personale, per tutti loro. Più che altro sì, è un riscatto personale. Mio. E poi se i benefici sono anche che vadano oltre a quello che si sta cercando di fare, va bene anche, basta che siano positivi. È importante perché ci riesci, cioè, in qualche modo i tuoi sforzi vengono apprezzati, è molto importante e io spero che anche questo tipo di premio qui abbia anche degli effetti ancora più positivi e benevoli, sia anche per il futuro della Compagnia stessa. Dal teatro al cinema con il Benvenuto e una medaglia con il Pegaso alato a Bong Joon-ho, uno dei registi più importanti al mondo, premio Oscar per il film Parasite e ospite speciale del Florence Korea Film Fest. Dice il presidente Mazzeo, il suo cinema pone domande anche alla politica e alle istituzioni sul modello di società che vogliamo costruire.
C'è anche la pittura in primo piano a Palazzo del Pegaso, dove è stata presentata la mostra Marco Borgiani, Diario di un viaggio, che si apre al Palazzo Malaspina di San Donato in Poggio il prossimo 22 aprile. Al centro delle opere ci sono la rappresentazione della natura e lo studio della figura umana. Si conclude invece nello spazio espositivo di questo palazzo la mostra di Alessandro Vannini, Gli affreschi perduti del Pontormo, i due cantieri di San Lorenzo. Vediamo alcune delle opere che sono state esposte. Si è partiti dalle ricostruzioni dell'affresco che Jacopo Carucci, detto il Pontormo, realizzò nel coro della Basilica di San Lorenzo a Firenze, distrutto poi nel 1738 durante i lavori di rifacimento della cappella. Le opere si basano su alcuni schizzi originali del pittore e su un piccolo numero di copie posteriori. Infine lo sport, con un premio per le ragazze davvero imbattibili dell'Arezzo Calcio Femminile, che nella stagione 2021-2022 hanno vinto il campionato di Serie C senza perdere mai una partita. C'è anche un messaggio speciale della loro capitana. Il messaggio sicuramente per le ragazze è di seguire le proprie passioni, non farsi abbattere da chi magari gli può dire che non sia lo sport giusto, perché non esiste lo sport giusto. Se questa è la tua passione è giusto seguirla. Per i ragazzi cercare di essere un pochino magari più tolleranti verso le loro colleghe donne, diciamo così. Un successo calcistico ovviamente, però anche un successo personale, perché sono ragazze che comunque hanno iniziato a fare calcio contro tutti e contro tutte, perché erano da sole a giocare a calcio in squadre di tutti i bambini o di tutti i ragazzi, quindi la loro forza, la loro volontà di portare avanti una passione, un sogno è stata sicuramente ed è sicuramente l'esempio per tutte le bambine, perché appunto non ci sono sport da uomini o da donne, lo sport è di tutti, e quindi questo riconoscimento è anche per la forza di volontà che hanno avuto ad andare avanti e a credere nel proprio sogno. Infine, Toscana 2050, l'evento che si è svolto in queste ultime ore, di cui parleremo approfonditamente venerdì prossimo, 21 aprile, nella nuova puntata di Regionando. L'obiettivo comunque era stato illustrato dal presidente Mazzeo, che l'ha ideato nella nostra trasmissione Il mio consiglio. Non si può fermare il vento con le mani, bisogna governarlo, i processi vanno, e per questo è nato Toscana 2050, perché noi abbiamo la capacità di anticipare il futuro e riusciamo a governarlo, oppure qualcun altro da qualche altra parte del mondo lo farà e noi resteremo indietro. Noi abbiamo tre grandi problemi, enormi. Il primo, demografico: o invertiamo la tendenza o rischiamo nei prossimi anni di rimanere molto più indietro rispetto a tutti gli altri. Il secondo riguarda la capacità di investire sull'acqua. L'acqua sarà un bene ancora più prezioso di oggi. E poi la sanità. La sanità non può essere più quella che conosciamo oggi. I big data, l'intelligenza artificiale, ma anche l'infermiere di prossimità. Cioè l'uomo e la macchina che insieme possono offrire servizi migliori. E poi l'ultima, i robot. Ma io lancio una provocazione a chi ci ascolta a casa, poi ne possiamo discutere. Il mio assistente domiciliare del futuro sarà un robot. E allora o noi gestiamo il rapporto uomo-macchina in maniera differente, oppure un giorno ce lo troveremo e non saremo in grado di governarlo. Noi ci vediamo venerdì prossimo alle 21.10 dopo il TG della sera, come accade puntualmente, lo abbiamo visto, ormai da 21 anni.